Sindaco, una ufficializzazione della candidatura che è partita dalla rivendicazione di cose fatte. La rivendicazione, ma una rivendicazione su basi oggettive, cioè non una rivendicazione per rivendicare. Ho voluto dimostrare carte alla mano le cose che sono state fatte. Tra l'altro ho detto con una battuta che il problema di stamattina è stato individuare le 10 cose, non perché non arrivassi a 10, perché ne avevo talmente tanto che dovevo ridurle a 10 se non andavo troppo lungo. Quindi rivendicare sicuramente il tanto lavoro che è stato fatto, e la rivendicazione ha ancora più valore se si mette in campo il fatto che negli ultimi 2 anni e mezzo il sindaco di Verona, come gli altri sindaci, come il nostro governatore, abbiamo dovuto occuparci anche e soprattutto in alcuni momenti esclusivamente della pandemia, delle mascherine, dei tamponi, dei vaccini, di tutto quello che ha generato la pandemia, dell'emergenza sociale, dell'emergenza economica. Oggi abbiamo il problema della guerra, il caro bollette, il caro vita, insomma tutto questo è stato fatto con 2 anni e mezzo oggettivamente che sono stati i più complicati degli ultimi, dal secondo dopoguerra ad oggi. Sindaco, le Olimpiadi diventano un orizzonte anche per recuperare sul turismo, che chiaramente sta ancora soffrendo molto. Assolutamente sì, ma Verona Olimpica non è solamente, l'ho spiegato, no? Non è solamente le Olimpiadi che ci sono, e di questo ringrazio Luca Zaia che ha avuto una parte fondamentale. Nel 2026 Verona è città olimpica, ma significa anche che tutte le infrastrutture, l'alta velocità, la nuova stazione, la variante della statale 12, il casello di Verona Sud, il casello di Verona Nord, che già tutte le infrastrutture hanno subito, anche e soprattutto grazie all'intervento dell'amministrazione, un'accelerata, perché tu hai un obiettivo, un traguardo, no? Che è quello del 2026. Quindi è quello, e io auspico che Verona, l'ho detto, le Olimpiadi per Verona saranno sicuramente come è stato l'Expo per Milano. Milano oggi è diventata, si dice, la città più avanti, la città più forte, la città più importante dal punto di vista economico. Ecco, le Olimpiadi saranno sicuramente tutto questo per Verona, con delle ricadute sul territorio di investimenti, dei lavori che devono essere fatti, di turismo evidentemente, e poi pensate che in quelle cerimonie, le Olimpiadi di Pechino di quest'anno, 316 milioni di contatti televisivi solo dalla Cina, quindi circa 1 miliardo a livello planetario. Ecco, in quei 2 giorni, in quelle 2 cerimonie, noi saremo città planetaria. Un pezzo di storia, un nuovo pezzo di storia, perché Verona ha già una sua storia incredibile ed è una città fantastica. Le Olimpiadi scriveranno un altro pezzo di storia fondamentale della nostra città. Abbiamo visto il filmato di 5 anni fa per le elezioni del 17. Quell'anno però, dicono alcuni, lei aveva detto che non si sarebbe ricandidato per un secondo mandato. Confermo che l'avevo detto. Poi effettivamente ho provato sulla mia pelle quello che tutti dicono, che tanti dicono, no? Che un sindaco, per mettere a terra tutte le cose che ha in mente di fare, che vuole fare, ha necessità di 2 mandati. Ma vi aggiungo una cosa di più, io non ho avuto neanche uno, per i motivi che vi ho detto prima. Io ho avuto 2 anni e mezzo da un certo punto in avanti in cui ho dovuto occuparmi di tutt'altro che non era preventivato, e come continuo a ripetere, pandemia e guerra, non avevo un manuale. Il libro delle istruzioni ho dovuto scrivermelo da solo, perché la pandemia non c'era mai stata e la guerra in Europa non c'era mai stata. E quindi è chiaro che l'arco temporale diventa sicuramente più lungo per fare finire tutte le cose che abbiamo iniziato e che avete visto prima, per iniziare quelle che sono già pronte, che stanno per iniziare, e per farne evidentemente di nuove, importanti per la nostra città. Il piano politico ha detto che aspetta Forza Italia, la coalizione di centrodestra però è questa. Io ho detto che volentieri la coalizione di centrodestra, la squadra è solo questa, l'ho detto con una battuta, di squadra giallo-blu ce n'è solo una, di squadra di centrodestra ce n'è solo una. L'auspicio è che anche Forza Italia faccia parte di questa compagine della squadra del centrodestra, ma l'ho già detto anche nei giorni e nelle settimane scorse, questo è l'auspicio, questa è la volontà, questa sarebbe una cosa molto importante. Se poi un giocatore della squadra di centrodestra decide di giocare in un'altra squadra, non ci sono 2 squadre di centrodestra. La squadra di centrodestra è una sola ed è questa. Al limite c'è un'altra squadra con altri giocatori, ma non esistono 2 centrodestra a Verona. Sindaco, sarà una corsa a 3, chi teme di più? Ma io continuo a ripetere che io sono convinto che è una corsa a 2, ma voglio dire, se si vuol dire che è una corsa a 3, è una corsa a 3. Proprio perché c'è questa polarizzazione, io ritengo che la corsa sia tra il candidato del centrodestra, tra il sindaco uscente, tra il sindaco che tra l'altro farà il sindaco fino all'ultimo giorno, e chiede ai veronesi di poter proseguire per fare tutte quelle cose che stamattina sinteticamente ho voluto dire. E chi dall'altra parte invece ha la coalizione di centrosinistra, che mette dentro peraltro tutto il contrario di tutto. Da Bertucco a Tommaso Ferrari, dall'estrema sinistra al centrosinistra al centro, tutto il contrario di tutto. E allora abbiamo già provato sia il governo nazionale e sia il governo della nostra città con 5 anni, tra il 2002 e il 2007,
che quando tu hai tutto e il contrario di tutto non fai niente. Allora, siccome questa è una città che deve diventare sempre più forte, anche e soprattutto per le nostre famiglie e per le nostre imprese, c'è necessità, come invece succede nella coalizione di centrodestra, dove c'è un'omogeneità di valori, di intenti, di programmi, di progettualità, che continui ad amministrare questa città per raggiungere ulteriori obiettivi oltre a quelli già raggiunti in questi anni. Sindaco, ha fatto un elenco di 10 opere che rivendicate in toto come amministrazione. Ce n'è una che primeggia e perché? Ma guarda, io l'ho sempre detto, quella che per me primeggia in assoluto è quello del, chiamiamolo, il Central Park, perché il Central, tutte le altre sono molto importanti, non voglio fare una graduatoria, una classifica, però il Central Park, perché continuo a ripetere, se tu oggi guardi Google Earth la città, vedi che il centro storico di Verona Sud è divisa da una ferita, perché le rotaie sono una ferita. Domani ci sarà un grande parco con la stazione dell'alta velocità, quindi arriverai molto più velocemente, molto più facilmente a Verona, e da lì potrai a piedi o in bicicletta andare in centro storico. Stiamo raddoppiando da 100 a 200 km il numero delle piste ciclabili, potrai andare rapidamente in centro città, oppure sempre con la bicicletta a piedi potrai raggiungere la fiera, potrai raggiungere la parte a sud della città, che con la variante 29 e tutti gli interventi che stiamo già facendo verrà completamente rigenerata. Allora, quello io ritengo che sia proprio l'immagine della nuova Verona, perché è l'immagine che anche il turista o banalmente il lavoratore veronese che va via per lavoro, arriva in stazione, si troverà ad uscire non su un piazzale come adesso, non su un fascio di rotaie come lo scalo merci, ma di fronte a un parco che, l'ho detto, messi in fila sono 70 campi di calcio. Provi a fare a piedi 70 campi di calcio, al terzo uno l'esastracco, ok? E sono, tanto per dire, che oggi il nostro più grande parco urbano è il Parco di San Giacomo, è circa 6-7 volte il Parco di San Giacomo, quindi quello per me sarà l'opera progettata oggi, c'è già il bando, già aggiudicato, e la più importante di oggi, di domani e dei prossimi decine e decine di anni.